Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono GioPa17 e oggi siamo tornati su Lego Gli Incredibili per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua, avevamo completato la seconda missione del gioco, o se volete il secondo livello di gioco. Oggi in questo episodio dobbiamo dare una mano per prima cosa ai pompieri a salvare un gatto, fantastico! Sotto controllo, signora. So per certo che i gatti adorano il pesce. Lui non sembra apprezzarlo. Dobbiamo intervenire. Faremo in tempo. Allora, guardate, prima di riprendere la modalità storia, facciamo che dare una mano vieni a prendere il pesciolino. Ai pompieri. Sicuro che ai gatti piaccia il pesce? Che succede? Allora, Electrics. Vediamo se può far qualcosa. Magari può passare di qua. Dai, risolvi la situazione. Bene, così faremo scendere quella palla di pelo. Si chiama Benny. Mi scusi, signora. Vai, carica. Possiamo usare questo per raggiungere il gatto? Cosa caspita è? Ma no, non ci credo. È un giochino per gatti. Perfetto, i pompieri tornano a casa, diciamo così, e noi possiamo proseguire la modalità storia. Eccoci qua. Dovevamo fare un'intervista e rispondere ad alcune domande. 3, 2. Cosa è successo? Il salvataggio di un treno fuori controllo e sfoggiando un nuovo look, c'è il supereroe Elastigirl. Benvenuta. Ciao, Chad. Attenzione al procione. Ulala. Vai, Jack. Dagli una lezione. Vai, Jack. Si è sdoppiato, eh? Procione. Ah, quindi dobbiamo sconfiggerlo. Diamogli una bella lezione. Quindi usiamo pure Jack. Ma dimmi te. Allora, aspettate che forse c'è qualcosa da costruire qua. Oh, guarda che bella costoletta gigante, anzi, che bel cosciotto gigante. Se ne va? Ah no, ha chiamato rinforzi. Facciamolo trasformare nell'elemento fuoco. Dai, picchiamoli tutti. Anche perché ci sono due Jack. Questo dobbiamo fonderlo. Allora, te invece ti trasformo nel Jack mostro. Qui mi sa che ci serve il potere del fuoco. Ok, ce l'abbiamo fatta? L'abbiamo quasi fatto saltare per aria. Dai ragazzi, suonate gli eli di santa ragione. Tanto c'è Flash sullo sfondo, che non si sta accorgendo di nulla. Ora la famiglia del procione. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta? Forse sì. È rimasto incastrato. Ti conviene andartene? Mamma mia, lo facciamo saltare. Lo facciamo saltare.
Povero procione. Povero procione. Ah, è finito in acqua. Fuoco versus acqua. Anche Jack Jack può utilizzare un attacco speciale. C'è qualcosa da costruire qua. Un bel cannone. Ok, allora. Vai con l'elemento fuoco. Ok, ha battuto. Ha fatto un bel tuffo in piscina. Ale! Gliele suoniamo di nuovo. Secondo round. Guarda come gli tira le orecchie. Guarda come gli tira le orecchie. È riuscito a scappare questa volta. Allora, dobbiamo bruciare di nuovo il tavolino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai, non vuole andarsene. È impressionante sto procione. Round 3. Attenzione che non ho quasi più vita però, eh. Intanto Mr. Incredible stava dormendo. Mazza, ci sono 5 o 6 Jack Jack. I poteri. Sì, piccolo, e non hai neanche un graffio. Hai attraversato una porta chiusa. Questi sono i tuoi poteri. Chi può moltiplicarsi come un coniglio e attraversare qualsiasi solido? Oh. Bene, i sondaggi stanno andando a tuo favore. È vero, le cose vanno bene, ma... Ciao. Che succede? Ho la tua attenzione. Sì, Chad? Gli schermi sono ovunque. Siamo controllati da schermi. Attenzione. E gli schermi sono controllati da... Non farti ipnotizzare. Guardare i monitor. Il segnale è stato bloccato. Controllo. Questo presentatore idiota. Potrei dirottare l'aereo dell'ambasciatrice mentre è ancora in volo. Giusto, Elastic. Dobbiamo intervenire. Due o tre sberle per svegliarlo. Preso al pelo. Ha un po' di mal di testa. Allora, dobbiamo salvare l'ambasciatrice, eh? Mazza che schermi giganti su questo elicottero. Allora, io vado un attimo da questa parte di qua e poi con Electrix ci spostiamo sulla destra. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Perfetto. Dovrebbe esserci una porta laggiù. Dovrebbe? C'è solo un modo per scoprirlo. Ok, qui possiamo costruire qualcosa. È un trampolino questo qua. Presto, ok, siamo prego. Riusciti a spostarci dall'altra parte. Mamma mia, che pelo! Mamma mia, che pelo! Vai, Elastigirl! Dobbiamo fermare questi qua. Sono le guardie del corpo. E sono anche armate, eh! Non guardare gli schermi! Perché dovrei fare il verso del pollo? Allora, due le abbiamo salvate e ne manca soltanto una.
mi diceva di tenere premuto perché potevo utilizzare l'attacco speciale. Dobbiamo aprire questa porta qua. Ok, perfetto. Questo lo prendo io. Andrò alla carica. Questo che caspita è? Prova a dargli una scossettina e a caricarlo. Vediamo che succede. Ah, ok, abbiamo distrutto gli schermi. Adesso dobbiamo hackerare pure quello. Che il secondo sia nella posizione sbagliata. È un computer. Conosco i computer. So usare i computer. Dai, disattivalo. Dobbiamo probabilmente risolvere infatti un enigma come quello dell'altra volta. Ok, uno è andato. Due. E tre. Scusa. Perfetto, ci caricano tutte le monetine. Ci sto lavorando. Ero un po' distratto. È davvero. È esploso pure quello. Adesso possiamo andare dall'altra parte. Non dovrebbe far volare questo coso? Non può fare nulla finché gli schermi sono accesi. Sto entrando. Dobbiamo andare dall'altra parte e disattivarli. Vai, Elastigirl. Non arriverai mai dall'ambasciatrice in tempo. Ok, rompi questo. E tre. Perfetto, li abbiamo rotti tutti e tre. Elastigirl, che cosa c'è? L'ambasciatrice in pericolo, su quale elicottero? Attenzione! Attenzione! Mamma mia, che pelo! Dobbiamo, mi sa, saltare sull'altro elicottero. Non so per quanto tempo riuscirò a tenere questo coso in aria. Quando mi sarò allungata, tu dovrai arrampicarti su di me. Ah, ci agganciamo direttamente all'altro elicottero? Fatto! Presto, arrampicati! Non abbiamo molto tempo! Sì, aspetta solo un attimo. Non si mette bene quassù! Passa dall'altra parte! No, qui ci serve un altro supereroe, niente. No, non buttarti giù così però. Ok, bravo, salta su Elastigirl. Non mi cascare giù però. Che bello sto livello. Salta, salta. È esploso tutto quanto. Per fortuna il pilota si è salvato. Attenzione. Vado dall'altra parte e vedo cosa posso fare. Fidati, mi sto tenendo forte. Mi sto tenendo molto, molto forte. Questa cosa. Ok, siamo dall'altra parte. Idee? In realtà sì. Preparati a saltare. Ci servirebbe lui. Ci servirebbe lui. Va bene, preparati. Vieni. Che pelo! C'è l'ambasciatrice dentro. Troviamo un modo per entrare. Dai, vieni su, vieni su, vieni su. Accenderemo facilmente il motore. Forse quel computer potrebbe aiutarci. Altro enigma. Beh, ma sono abbastanza semplici comunque, eh. Io adesso vi mostro come risolverli. Voilà, risolto. Abbiamo anche ottenuto un mattoncino dorato. È tutto rotto sto povero elicottero. Perfetto! Ben fatto, Electrix. Dovremmo saltarci intorno ora. Sì, sto iniziando ad abituarmi a queste cose da super. Credito. Ah, ok, vedete, possiamo andare dall'altra parte. Vai, procediamo. Dobbiamo attivare anche qualcosa da questa parte di qua.
È tipo una scaletta. Mini kit. Te pareva. Attaccati a sta scaletta. Bravissimo. Ok, abbiamo trovato un mini kit su 10. Ok, siamo dentro. Peccato che sarà inutile. Chi è questo super cattivo? Li controllo tutti. Anche l'ambasciatrice. È strano combattere contro i buoni. Non sono buoni adesso. In realtà li stiamo aiutando. Ciao, facciamo che fagli il mazzo. Dov'è la fiancata dell'elicottero? Ok, li abbiamo liberati. Abbiamo anche distrutto un bel po' di roba. Mi sono preso un po' di monetine. Dobbiamo rompere questo. Abbiamo un generatore, possiamo inviare una scarica elettrica agli schermi. Ok, aspetta che vado dall'altra parte. Ah, sono sbucata dall'altra parte. Premi. Tornato, ragazzi, facciamolo. Non guardare gli schermi. Abbiamo aperto la porta. Abbiamo già risolto tutto quanto. Eccolo lì, te pareva di nuovo. Vai, facciamo che disattivarli. Mentre Elastigirl tiene occupate le guardie. Non ho mai visto tutti sti schermi su un elicottero comunque, eh. Andato. Ah, manca un pezzo. Manca un pezzo. Ok, così dovrebbe funzionare. Così dovrebbe andare. E uno l'abbiamo incastrato. Adesso sta macchina la possiamo distruggere. Non ho tempo, ragazzi, per voi. Non ho tempo. Ok, allora, adesso possiamo utilizzare questo qua. Sbam! E adesso dobbiamo costruire l'ultima macchina. Siamo quasi. Ancora uno schermo e la scarica dovrebbe arrivare alla cabina di pilotaggio. Scusate, ce n'è uno che mi dà noia. Ok, si è risvegliato. E l'ultimo lo costruiamo di qua. Dai, dai. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, sono saltati tutti gli schermi. Quindi prima a destra, poi sopra e poi a sinistra. È saltato un motore. Dobbiamo uscire. Proteggi l'ambasciatrice. Sapete tutti nuotare? Sì. A essere sincera, il mio stile libero non è più quello di una volta. Sì, ma non ci interessa. Saltato anche il secondo motore. Attenzione. Ok, meno male, siamo riusciti a salvarla. Povera ambasciatrice.
Perché i supereroi fanno schifo? Buongiorno. Mi dà un'occhiata mentre ho indosso quella tuta e decide di far finta di non conoscermi. Anche se ti avesse vista, è un bene che se lo sia dimenticato. Non so dirti quanti ricordi Dicker abbia dovuto cancellare negli anni quando... È stato Dicker! Gli hai detto di Tony! Tesoro! Mi hai fatto cancellare dalla memoria di Tony! Odio i supereroi! E li ripudio! Il padre che voleva proteggerla. Ok, altra missione completata. Rivelazioni. Abbiamo ottenuto anche un mattoncino d'oro. E abbiamo anche completato la barra davvero super. Abbiamo trovato un mini kit. Adesso direi di proseguire.